Insomma, noi ci aspettavamo di parlare di misure economiche, ci hanno detto che ci saranno altre misure di contenimento, di mitigazione, tutto bene, però attenzione all'immagine che si trasferisce dell'Italia all'estero. Noi li aspettiamo, lo abbiamo detto, a un prossimo tavolo in cui si parla non solamente di emergenza sanitaria, su cui siamo disponibili, responsabili anche se non complici, disponibili fino a che condividiamo le misure, ma li aspettiamo soprattutto a un tavolo per contenere l'emergenza economica. Abbiamo le categorie produttive che già stanno dimostrando di essere molto molto preoccupate. Non lo dicono solo a loro ma anche al governo, quindi il governo deve come minimo dimostrare di avere capito e aprire tavoli non solamente alla questione sanitaria ma anche alla questione economica. Quindi il tema economico non è stato affrontato? Assolutamente no. Quindi lo abbiamo affrontato noi. Sulle misure economiche? No, non slitta, non ne abbiamo parlato. Il decreto economico noi ce l'abbiamo in Senato e cominceremo ad esaminarlo a partire da domani, ma i contenuti del decreto ce li leggiamo, ma non sono stati oggetto di questo tavolo. Li abbiamo posti noi, abbiamo detto quali sono secondo noi le criticità, abbiamo parlato di Europa, di quello che ci chiedono i nostri imprenditori, i nostri lavoratori, le aziende, però diciamo che il governo non è ancora pronto al confronto, quindi aspettiamo il prossimo tavolo. Quindi sullo sforamento non potete decidere ancora? No, fino a che non ci diranno qual è il contenuto del decreto, noi diciamo che siamo collaborativi ma non compriamo nulla a scatola chiusa nell'interesse del Paese. Vogliamo conoscere i contenuti. Ci conferma che domani ci sarà un nuovo DPCM con le ulteriori sì, misure confermo, in ambito sanitario? Confermo, Stella. No, ha già detto tutto Anna Maria, siamo abbastanza sorpresi onestamente perché sicuramente l'emergenza sanitaria è il primo punto, ma pensare di concludere questa riunione senza una parola dedicata all'economia italiana che sta in ginocchio non solo nelle zone rosse ma purtroppo in tutto il paese, francamente è un qualcosa che non ci saremmo aspettati. Comunque Forza Italia è pronta, noi abbiamo lavorato in questi giorni, siamo disponibili ad offrire le nostre proposte al governo. È chiaro che il governo deve fare presto perché il paese non può aspettare. Le imprese sono in grandissima difficoltà, ci sono tanti posti di lavoro a rischio e quindi occorre, come dire, fare presto. Attendiamo se ci sarà un altro incontro. Noi avremmo voluto proporre anche l'anticipazione della manovra a giugno-luglio proprio per inserire le misure dedicate all'emergenza in un quadro più certo e più chiaro, come dire, è tutto rinviato. Però lo proporremo comunque, in Parlamento lo proporremo comunque. Finanziaria entro settembre, anzi prima dell'estate. Quindi anticipare la sessione di bilancio. Certo. Sì.